Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastube Drums. Nel video di oggi, mi vedete, sono nel salotto di casa mia. E quindi, questo perché? Perché ho deciso di portare avanti il format in cui andiamo insieme un po' a spulciare, a controllare i bunker e le salette di tutti gli iscritti al canale. Vi è piaciuto molto questo format? A me, sinceramente, diverte un sacco e vedo un sacco di soluzioni diverse che vi siete trovati, vi siete creati voi, un sacco di batterie belle, con la finitura strana, un sacco di batterie che magari avete nel cuore, eccetera. Quindi voglio portare avanti questo format e voglio cercare di farlo sempre di più. Allora, vi dico già da subito, prendo il cellulare, che se volete mandarmi i vostri video, qui sotto in descrizione c'è tutto. Non bisogna avere chissà che requisiti particolari, basta fare un video, possibilmente, vi prego, in orizzontale. Poi altre cose, in realtà niente, avere magari un po' di ritmo quando parlate, così non sediamo troppo il video. Andate in descrizione, c'è una cartella dove caricate il vostro video e siete a posto. Quindi basta, direi che posso mandare la sigla. Vi dico ancora una cosina e poi partiamo col primo video da vedere oggi. Prima di partire vi dico quella cosina, cioè che avete ancora tempo fino a domani, se state vedendo il video all'uscita, o comunque fino a lunedì 3 luglio, per approfittare del pre-order dell'uscita del mio nuovo corso Rudimenti, Tecnica e Applicazioni. Come funziona il pre-order? Allora, se andate a ordinare, quindi andate ad acquistare il corso prima del 4 luglio, riceverete a casa gratuitamente, quindi non c'è maggiorazione di prezzo, cose eccetera, gratuitamente il poster dei 40 rudimenti di Vic Firth. Io in realtà qui posso anche provare ad aprirlo, ma il problema è che non ci starà mai in camera. Comunque, questo qua, il poster che mi avete chiesto tutti praticamente dall'inizio del canale. Ne avevo anche un altro qua, perché in teoria mi ero già preparato la cosa per prenderlo di qua, ma mi sono dimenticato, vabbè, non fa niente. Quindi avete tutte le info qui sotto in descrizione per acquistare il corso con il pre-order, quindi ricevere a casa il poster, o comunque avete la possibilità anche di vedere già la prima lezione del corso, la struttura del corso per vedere la durata, tutte le varie puntate eccetera, come suddiviso tutto quanto, tutti i capitoli eccetera. Ma veniamo a noi, perché quello, come vi ho detto, è in descrizione, quindi potete vedere anche da soli, e se volete potete chiedermi delle cose nei commenti su Instagram, per mail, quello che volete. Adesso metto le mie cuffiotte e siamo pronti a giudicare gli studi degli iscritti. Andiamo. Partiamo da Marco Cupelli. Vai Marco. Ciao Luca, buongiorno. Ciao Marco. E un saluto a tutti gli amici batteristi. Questo è il mio studio in cui provo e molto bello, devo con dire, la mia band e il mio esercito. Molto qui carino. Piano. Anche come colore, devo dire. Ludwig. Questa è la batteria. Molto, molto bello. È una Ludwig Classic Maple 20x16. Siamo sul vintage. Domme da 10. Per 8, okay. Timpano a terra 14 per 12 con piedini a terra. Molto carina, anche finitura bellissima. Rullante, chiaramente, è un Ludwig Supraphonic, oh yeah. LM400, seggiolino Ludwig Atlas. Secondo me, per quanto riguarda il berlino, una Remo Ambassador doppia combo sopra e sotto, uguale per il tom. Okay. Il rullante ho lasciato la sua originale, perché mi piace. Molto bella la sua. Prediligo avere il suono con la pelle originale. Meccanica Yet Yamaha. E vai. Pedale Iron Cobra. Pelle chiaramente una Power Stroke 3. Beh, molto bello comunque. Per quanto riguarda i piatti, ho UFIP Natural da 16, quindi molto grande, Crash da 20. Ok. 16 Ride gigante. Che è Crash Ride da 22. Ma tra l'altro finito.
vado solo a vedere una cosa che non ho visto. È un hi-hat da 16, quindi la UFIP fa comunque gli hi-hat da 16. Crash da... Cavoli. Finito. Set molto scarno, pochissima roba, ma mi piace. Molto bello, molto bello. Molto minimal. Ci sta. Ecco qua, questa è la mia batteria. Molto carina, devo dire. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao, grazie mille. Allora, devo dire che questa batteria mi è piaciuta veramente tanto, perché vabbè, a me i suoni vintage piacciono. La cassa da 20 è molto bella, raga, la cassa da 20, direi che molto spesso vince sulla 22. Poi vabbè, cioè, aveva il Supraphonic, aveva il Charleston da 16, che io non sapevo neanche che la UFIP facesse i Charleston da 16. Veramente, veramente bella e molto particolare come suono, devo dire un suono non convenzionale, perché comunque in generale la batteria abbastanza, tra virgolette, piccola come misure, comunque un tom da 10 se non sbaglio, abbastanza piccolino, cassa da 20 e poi Charleston da 16, quindi super vintage come cosa, ma veramente un suono sicuramente molto personale, quindi bellissimo veramente. Complimenti Marco per questa scelta e complimenti anche per lo studio, perché comunque molto bello, fatto molto bene, un arancione, secondo me è bello entrare in quello studio, studiare in quello studio e suonare in quello studio, proprio ti avvolge secondo me. Adesso andiamo avanti con Giampaolo Noce, apro il video, vedete lo schermo e vedo già una DV, quindi qui già siamo a livello di batterie, mi sa, abbastanza alto, ma facciamo partire il video e vediamo che cosa ci dice Giampaolo. Vai! Buongiorno Luca. Ciao Giampaolo. Mi chiamo Giampaolo, voglio presentarti la mia saletta prova. Eccoci pronti. Questa è la mia DV Design. Design, ok. Ho 7 pezzi, però ne ho montato 6. 3 tom, 2 timpani, quindi... Abbiamo una cassa da 22x18, classico. Due microfoni, tra l'altro, guardate qua, due microfoni su rullante. Sapete che mi piace fermare il video quando vedo qualcosa e dico, oh, cos'è questa cosa qua? Due microfoni su rullante, molto interessante. Dipende per a cosa serve questa cosa. Ogni tanto la usano uno per il rullante suonato normale e l'altro per riprendere il crostic. Non so, Giampaolo, nel caso scrivici nei commenti come mai di questi due microfoni su rullante, poi magari ce lo dice dopo, ma vabbè, facciamo andare avanti il video a questo punto. Classico 14x5,5, poi ho montato un 10, un 12 e un 14 e un 16. Ok. Poi abbiamo tutta la class series della UFIP. Tutta proprio, perché ho visto 18, che poi abbiamo un vintage Solid Ride del 90. Ma quello non l'ho mai visto. 1990. Mamma mia. Poi abbiamo i soliti Crash 15 e 16. Belli, tutto classettino. Microfonata da... Ok, vediamo. Microfoni Sennheiser, sono messo sul miei. Timpano un Beta 52, Sennheiser, ecco qui. Dici rullanti? Qui c'è una serie di Displays che ho messo in mostra e non utilizzo. Ok, ne ho un sacco per... di piatti. Poi gli over che sono KG C3000, okay. C120 carini, e un altro C3000 over. C'è il mixerino di ritorno, qui abbiamo la regia. Mamma mia! Nello studietto, è studietto mio, più personale, meno. Per fare studio bello attrezzato, devo dire. Le mini produzioni, Charleston da 14 della class, series. Molto bello questo studio, eh? La marimba dove studia mia figlia. Mamma mia, ma c'è un sacco di roba in questo studio. E poi studio. Lì, se noti, ci sono le altre... batterie, PDP, Pearl e niente, ti mando un grande abbraccio e ti seguo sempre. Ma che bello, grazie mille veramente Giampaolo, mamma mia ragazzi quanta roba in questo studio. Allora,
Numero uno, mi è piaciuto molto anche qui il colore dello studio, verde, bello deciso, che però in realtà non dà fastidio, nel senso io mi, se immagino entriamo in uno studio tutto verde, dico ok, boh, non so che cosa possa succedere, ma in realtà devo dire che questo studio l'ha fatto molto bene, perché secondo me è grande, ma non è enorme, ma ha tutti gli spazi giusti, quindi la batteria all'interno del vetro, ha la parte di regia, diciamo tra virgolette, bellissimo come studio. Poi un mixer grande, ha tutto, mi sembra che abbia tutto collegato perfettamente in modo da poter registrare, fare quello che vuole. E complimenti, veramente questo è un bellissimo studio. Ovviamente ha una DV design, che tra l'altro ho provato anch'io, devo dire molto interessante come batteria, ma mi ha lasciato lì questo studio, quindi veramente molto bello. Toglici solo la curiosità, Giampaolo, ti prego, del perché hai messo due microfoni sul rullante, non per qualche motivo particolare, ma così almeno impariamo tutte e due e imparo anch'io, che magari mi potrebbe servire per qualche cosa che non sapevo. Quindi, allora, andiamo avanti. Adesso passiamo a Mimmo Do. Magari apro tutto. Mimmo, pronti, via. Buongiorno Luca, buongiorno e a te. buongiorno a tutti gli amici del canale. Faccio seguito alla tua richiesta di Ok, inviarci video dei nostri setup, acustici o elettronici che siano. Speriamo che tu ne possa fare buon uso nei tuoi commenti, sicuramente migliori di quelli che ne faccio io. Dunque, cominciamo. Giro la telecamera e ti faccio vedere, e vi faccio vedere in fretta la strumentazione alla quale sono arrivato dopo diversi cambi, tra cui Yamaha, tra cui Roland TD8, poi è seguita la ok, TD6 quindi parliamo di e elettronica. finalmente questo set che considero abbastanza definitivo, ma già da diverso tempo. Siamo pronti. Dunque, eccoci qui. Un attimo di pazienza, se ritrovo il kit di bacchette, vabbè, quello non lo Le trovo. bacchette Comunque, non si andiamo trovano per mai, ordine. come le Qui c'è chiavette, uguale. un leggio che deve essere Sì, le montato. bacchette. Qui abbiamo la centralina Ok. Roland TD12, di cui la metà Beh, cavoli. nel mondo soffre del problema al display. Comunque adesso si sta comportando bene, ma fra 2 o 3 minuti salta e diventa tutto Ok, bianco. però basta che Poi suoni, dai. abbiamo VH12, Ok. tom 1 e tom 2 da 10, tom 3 da 12, anche il rullante da 12, così come la cassa. Comunque bianca non è male, la Dovrebbe essere batteria. KD120, non me li ricordo tutti perché poi che ce l'ho. Grandissimo pedale Axis, Mamma mia. dopo tanti Cobra, dopo DV5000. Questo lo Cavoli. ritengo eccezionale, Io perché io non sono un professionista, ma ci vado da Dio. non ho mai trovato quel Seggiolino pedale. Tama, First chair. bellissimo, incredibile. Miglior seggiolino probabilmente in generale di sempre. First chair di Tama. Costicchia, però bellissimo. L'Axis non l'ho mai provato, cavoli, mi piacerebbe veramente tanto provarlo, anche se non credo di essere il batterista giusto per l'Axis, di solito è più da spedaloni, però bello, molto bello, molto Sono un bello. Andiamo avanti. professionista, ma ci vado da Dio. Seggiolino Tama, Sono tornato un filo bellissimo, indietro. incredibile. Qui abbiamo Crash, Splash, Splash, Crash e Ride. Poi, Ride, ok. proseguendo, qui il setup è illuminato da queste due Ma lampadine blu, pensa sopra a c'è una dotazione di film e DVD musicali, una cuffia veramente stupenda di riferimento, direi, la KG271. è come la mia. Anche qui sono passato per la 141 e per due modelli della 240, quella semplice e la MK2, che sono più belle, devo dire la verità, a livello suono sono colorate, ma certo il suono che della 271 pulitissimo serve proprio per fare i suoni, non tanto per ascoltarli. E poi per Ok. registrare la chicca, arrivata una settimana fa, eccola qua. Che carino. Tascam DP32, e questo arriva dopo uno Yamaha AV1600 e dopo uno, e prima ancora c'era uno Yamaha AV16G. Quelli certo erano due macchinette professionali, questa è un po' più user friendly, anche se ha le sue belle complicazioni,
per farla funzionare al meglio, però molto più alla mano, quell'altra era un po' più di nicchia. Sono finiti i 3 minuti, un abbraccio a tutti e grazie dell'opportunità. Grazie mille a te, mi piace che a un certo punto probabilmente ha visto il cellulare che gli stava dando 2 minuti e 56, 2 minuti e 57, quindi ha detto cavoli, ok, ho finito il mio tempo, chiudo, ciao a tutti. In realtà non preoccupatevi troppo di questa cosa, cioè il fatto dei 3 minuti era così, ma in realtà la cosa che mi interessa è che i video siano spiegati bene e vi prendiate il vostro tempo, abbiano ritmo, però vi prendiate il vostro tempo per spiegare al meglio, quindi non preoccupatevi se sono anche un po' di più, soprattutto se avete tanta roba. 5 minuti, non, 3 minuti non bastano, quindi non vi preoccupate. Allora, cosa numero uno è che anche questo studio ha un colore molto particolare, devo dire. Quindi adesso il video dopo andrò a cercarmelo e utilizzerò un altro studio con un colore particolare, se c'è ovviamente, e se c'è tra quelli che mi avete mandato. E così almeno lo inserisco magari nel titolo. Allora, mi piace tanto la cosa, ad esempio, come diceva qua Mimmo, che ha provato tanta strumentazione per riuscire a trovare la sua. Questi video mi piacciono proprio perché tante volte voi avete provato tantissime cose per riuscire ad arrivare a quello che poi volevate al 100%, come ad esempio la sua batteria, che ha detto ne ho provate un bel po' prima di arrivare alla Roland TD12, le cuffie, che ha detto ne ho provate un bel po' prima, quindi sono tutti spunti che possono servire a me in primis, perché su tante cose non le so, e a tutti quanti, quindi ottimo. Lo sapevo questa cosa, che voi siete super smanettoni, tanti di voi sono super smanettoni, sanno tutto, e quindi appunto avete la possibilità così, abbiamo la possibilità così di imparare. Allora, mi prendo un attimo di tempo, cerco se c'è un video con uno studio con un colore particolare come i 3 che abbiamo visto fino adesso, e vediamo l'ultimo video. Ok raga, ho trovato il video arriva da Michele Maceroni e lo studio ha un colore particolare. Video verticale, in qualche modo poi in montaggio faccio. Vi ricordo, se potete, di fare i video in orizzontale, perché così è più comodo, si vede meglio, si vede di più anche. E detto questo, partiamo. Michele, pronti, via. Ciao Luca, ciao, ciao Michele. A tutti, spero che mi sono inquadrato bene. Ti vediamo perfettamente. Mi presento, sono Michele, da Batteristi alla Mano, che appunto il mio canale fu aperto a gennaio. Ok. Non sono bravo come te Luca, ma sto iniziando a fare i miei video, spero migliorerò. Vai, vi faccio cosa. Vedere il mio bunker, anche se l'ho recensito nel mio canale. E tanti non l'hanno visto, di questo canale sicuramente. Niente, ve lo presento, vi presento i miei giochi. Siamo pronti. Andiamo a noi. Vai. Allora. Avete visto il colore? Postazione della batteria, che è questa, è una Tama Star, la mia batteria, che è composta da un 8, un 10, un 12, un 14 tom sospeso. E abbiamo il timpanone da 16. Ah, batteria pazzesca. Piatti sono la serie principale è la Paist. 2002, questo piatto ottimo. Qua è il classico Soundage da 14. Ancora il classico Crash 16, 17. Abbiamo un 18. Abbiamo un Power Ride da 20. Ho un China UFIP della serie Class, mi piace tantissimo. Bello. Ho i campanellini della UFIP. Lo splashettino, il cimbalino, vari microfoni, insomma mi sono attrezzato per fare i video nel tempo, e da questo gabbiotto insonorizzato a un 3x4 l'ho fatto grazie. Bellissimo. Grazie a una ditta, diciamo, di professionisti, anche questo l'ho recensito, andatevelo a vedere per bene nel mio canale per i particolari. Comunque ho dovuto fare questa scelta perché prima di tutto non avevo gli attrezzi per farmelo. Magari ho la manualità, ma non avevo gli attrezzi e il tempo. Per cui ho scelto una ditta dove hanno degli ingegneri, siccome che sono sotto a un condominio, per cui sopra di me, esattamente sopra di me, c'è un ragazzo, c'è un inquilino ovviamente, e non potevo lasciare niente al caso, anche certo. Perché sennò avrei speso dei soldi inutilmente. Questa è la mia attrezzatura.
Fermo un attimino, perché mi piace tante volte, a parte il colore e la batteria, che è una batteria pazzesca, e se non sbaglio, spero dopo ce la faccia vedere, mi sembra una finitura bellissima, ma mi piace come siamo a 2:23, quindi torno un attimino indietro, mi piace la minuziosità che alcuni di voi hanno, cioè ragazzi, lo studio è sull'azzurrino rosa, diciamo, se guardate qua, il bugnato è sul viola scuro e i gommini, i feltrini dei piatti sono di un colore comunque simile. Cioè, in realtà poi da vedere questa cosa qua è bellissima, è veramente bellissima. Poi vabbè, lui è un canale YouTube, quindi da cosa ho capito, quindi si è dovuto anche un attimino mettere lì e fare tutte le cose per bene, però molto bello perché è un colore che non si vede tanto, sono colori che non si vedono tanto, però veramente molto 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 interessante. Batteria, speriamo di vedere la finitura. Ovviamente, vabbè, raga, la Tama Star, che vi devo dire, cioè una delle top di gamma Tama, ed è una batteria pazzesca, l'ho provata, suona da paura. E piatti Pais 2002, idem se siete rocchettari, quindi quelli ottimi piatti. Andiamo avanti. Questa è la mia attrezzatura, ho una scheda audio, un Antelope, un Orion Studio, Bello attrezzato, devo dire. poi ho un Audient SP080, no, sì, mi sembra, 880, un Audient SP880. Ok. E niente, E già, questione un po' microfoni. più nerd qua, ma mi piace. Quant'altro? Oh, sotto ho il Carl Palmer, un rullante molto Raga. bello. Ah, beh, piccolino questo. Eccolo qua, che ho Molto appena carino. recensito. Andatevelo a vedere. Come vedete, Mamma mia, ve l'ho la detto, raga. finitura della Tama Star in noce Sand Brass È bellissima. È è fantastica. bellissima. Mamma mia, che finitura. Oh, ovviamente se comincia a far caldo ho il ventilatore acceso. Quello ci sta. Che E bella batteria. sono molto contento di partecipare sul tuo canale, Luca. E niente, Bene, ottimo. ai miei tempi, sai, non c'era nulla del genere come YouTube. Per Certo. cui tanti segreti non venivano fuori, anzi, magari tanti batteristi della zona si ritenevano per sé. Invece è bene fare video, anzi, invito a qualcun altro che vuole aprire qualche altro canale che si parla di batteria. Questi Assolutamente sì. Soundtronic che vedi, Luca, sono quelli Sì. che hai recensito tu al 99,9%. Io ho L'ho registrati trovati un su bel po' di anni strumenti fa. musicali poco dopo che avevi fatto il video ed erano in B-stock. Ok, Per cui allora, presumo. sì, quelli lì sono perfettamente, giusto per risponderti, sono perfettamente quelli che ho io, ma ai tempi ho utilizzato proprio i miei, perché ero all'inizio del canale e volevo recensire dei panoramici e ho utilizzato proprio i miei, quindi probabilmente è stato un caso che fossero in bistock su strumentimusicali.net in quel momento. Mi dispiace dirti che non sono proprio quelli che ho utilizzato io, ma ovviamente il modello è lo stesso, quindi suonano identici. Proprio che siano i tuoi, quelli che ha recensito te. Aneddoto, piccolo aneddoto. E niente, ragazzi, questo è il mio bunker, la mia sala giochi, il mio parco divertimenti, come lo volete chiamare. Quindi ci sono anche i pannelli che ho visto come li facevi Ok. te e li ho fatti anch'io. Questo è materiale Molto d'avanzo, bello. dentro c'è la lana di roccia. Abbiamo un Perfetto. materiale traspirante che è il Lycra. Dietro lo stesso, questa è la Molto mia belli. piccola batteria che la uso come pad, la uso e ci faccio gli esercizi. Niente, Luca, un salutone, grazie di avermi fatto partecipare sul tuo canale, in questa sorta di collaborazione Grazie a te. tra batteristi. E niente, un salutone da batteristi alla mano, Michele. Ciao ragazzi, ciao. Grazie mille Michele, grazie mille Michele di batteristi alla mano, quindi adesso poi chiudo qua e vado a farmi subito un giro a vedere il canale. E allora, quindi,
Allora, abbiamo trovato quattro studi con dei colori molto belli, devo dire molto belli. Questa cosa dei colori oggi mi ha un attimino lasciato andare. Batterie molto carine questa qua, ragazzi. Oh, aveva una finitura e un suono. Io parlo della finitura perché abbiamo visto la finitura, ma questa suona di brutto ed è bellissima da vedere. Vero? Quando ha messo il cellulare vicino, ho detto, non è, cioè, veramente una batteria pazzesca. E quindi io voglio ringraziare, devo andarmi a rivedere i nomi, Michele, Marco, Mimmo e Giampaolo per avermi mandato i video. Mi raccomando, ragazzi, se vi va, mandate i video dei vostri studi, ricordatevi in orizzontale e con un po' di ritmo, così almeno non sediamo il video. Io vi ricordo che, dato che adesso ce l'ho qui, quindi mi ricordo che è qui, vi ricordo che è ancora attivo il pre-order del mio nuovo corso Rudimenti, Tecnica e Applicazioni. Se lo ordinate entro il 3 luglio alle 23:55, quindi quasi a mezzanotte, riceverete a casa il poster dei rudimenti, ve lo riceverete direttamente a casa, ve lo metto in una busta e ve lo spedisco. Quindi, ragazzi, grazie mille ancora a tutti, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo format, se ancora non me lo avete fatto sapere, mandatemi video, mi raccomando, e basta, scrivete cose su questi bunker degli iscritti che abbiamo visto oggi. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!